libero. Quando diventerai veramente il male. Pedagospia, pedagospia. Non ci vuole molto talento per questo. Aspetta che ci metto in full screen. Che mi sono bastardi terroristi, bastardi islamici, sì, effettivamente non ci vuole tanto. Dio mio, Dio mio. No, così è peggio ancora. Scusatemi, Mi si vede la voglia. Allora, scusate, eccoci qua. Ora dovremmo essere online e full screen. Allora, vediamo se ci siamo. Ok, due spettatori. Adesso entro anch'io. Siamo andati subito online sto giro. Non ci abbiamo messo niente. Ok. Bene, adesso aspettiamo pure che entri qualcuno e poi diciamo che possiamo anche partire. Comunque sia, sì, è stato... Io invece devo confessarvi che prima Nick diceva di averlo visto in un momento particolare. Io pure, nel senso che sta settimana... Ah, ciao Nick! Sei anche sulla chat! E... in palese. E niente, anch'io non sono stato molto in forma questa settimana e sto usando un eufemismo e quindi diciamo che è abbastanza stato... è riuscito a farmi tirare fuori quelle lacrime che avevo bisogno di tirar fuori, quindi evviva, evviva, evviva Carcassonne Not Afraid. E comunque senza essere estremamente melenso o fastidioso da quel punto di vista, Cioè è una storia che comunque gira... è coerente, è vera, cioè sa di reale, non so se mi spiego, e quindi sì. Non è quella roba creata ad arte per, cazzo ne so, due malati terminali che si innamorano e allora cioè, gli muore la sorella di una, l'altra, cioè, che, o quelle cose coreane dove non finisce mai di arrivare tutto... tipo Sympathy for Mr. Vengeance, che è terrificante da questo punto di vista, che non smette di buttarti la roba, o i film di Kinky Duke in generale. Braccio. Sì, braccio. No, però, me... però cioè, senza essere così riesce comunque a toccarti su corde che ti trova abbastanza scoperte anche. Perché secondo me il regista è un po' manico, mettiamolo così, cioè è bravo a fare il suo, perché comunque non è mai, cioè non c'è neanche mai una traccia di pietismo in questo film, cioè nonostante sia un film figa disperato sotto tutti i punti di vista, non gioca mai a fare i poveri bambini, cioè è spietato, figa, spietato. No, ma perché ha voluto mostrare il mondo per quello che è, con gli occhi di un bambino, non poteva fare una storia romanzata, sarebbe stato incoerente secondo me. No, infatti. Che poi è allieva del Toro, mi sembra. Ecco. Allieva. Sarebbe, ma credo, sarebbe... credo che si ispiri più che allieva. Io ho proprio letto su internet che è un ex allieva del regista del Toro che ha lavorato con lui, però non so dove. Lei ha fatto anche molte sceneggiature, mi pare. Ma lei è anche brava, quindi, cioè per cui sì, a differenza vabbè. Di lui è molto... sarà una serata lunga, mi sa, stasera. No, dai, mi limiterò perché l'ho già detto, ridetto e stradetto, basta, cioè sono anche vecchio, essere vecchio e borbottone, però basta. Quello lo faccio io, semmai. però devo ammettere che anch'io ho detto che questo è il labirinto del fauno fatto bene. Sì. E così me l'hai venduto. Me lo hai presentato così e così me l'hai venduto a me. Esatto, sa che siamo qua per la stessa ragione. Non è che... Tra l'altro stavo scorrendo il canale di Midnight Factory, giusto perché mi sono detto, ma vediamo cos'altra roba figa c'è, e non ho trovato tanta roba figa che non ho già, e quindi un po' mi è girato il cazzo. Speravo di trovare un assortimento un po' più ricco, devo essere onesto. Secondo me stanno rimpolpando, perché io sto guardando, c'è della robina interessante, minchia ce ne sono un paio che sono veramente fastidiosi. Sì.
Però vabbè, ok. No, adesso sto guardando, perché ci volevo fare una frattaglia, ma non so se sono convinto. Sto guardando Antisocial, ho finito il primo, sto iniziando a vedere il secondo, ma mi sa figa di... Mamma mia. Un po' la porcheria. Ti sa di figa, mamma mia? Sì, sì. Dai, dai, dai Jack, diciamogli, dai, falla sta frattaglia, dai, falla, falla sta frattaglia, dai. Dai, 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 dopo Tape, quello che era, puoi fare anche Antisocial. Guarda, non lo so, perché Antisocial, cazzo, si prende tremendamente sul serio, Si prende, cioè, se la sente... no, perché Tape 407 è un film oggettivamente di merda. Recitato di merda, perché sembra, perché le attrici poverine sembrano quelle prese veramente da dei porno amatoriali brutte, poverine, non sanno recitare, ma proprio non sanno recitare. Io poi l'ho visto in inglese e guarda una roba già solo succede qualsiasi cosa, c'è questa qua che arriva e inizia. Più o meno sì, perché cioè succede qualsiasi cosa, c'è questa che continua. Oh my god. Alberto Furti parla in inglese, sì, ma la stessa cosa. No, non si può vedere. Però c'è uno dei finali, secondo me, più what the fuck degli ultimi 170 milioni di anni. Per chi non l'ha visto, tu l'hai visto, Carlino? No, ancora no. Però me lo stai vendendo bene pure questo. Guarda, è un'escalation di merda che poi arriva al finale ed è una slavina di diarrea. Cioè, che tu arrivi alla fine e dici ma che cazzo, cioè, però è coerente nell'essere un film di... quindi non ti arrabbi neanche, perché tutto quello che ti doveva far vedere te l'ha fatto vedere, cioè, è però proprio... interessante, ma non è della Zion, giusto? No, non ne ho la più pallida idea, cioè, perché poi l'ho visto, ho sentito che mi usciva del sangue dal naso, ho sentito pezzi di sinapsi che cadevano proprio così, però mamma mia, ragazzi, che film di merda. Sa come fanno a pensare un film del genere? Io mi sono sempre curioso della parte creativa di un... Allora, perché secondo me c'è una linea sottile tra chi fa dei film di merda, sapendo che fa dei film di merda e ci gioca molto, tipo il film che ho consigliato al Carlino, Bloody Mallory, è uno che dice faccio un film del cazzo, però non mi tengo... niente, è un po' come il primo Fist, un po' meno violento. Figa, il primo Fist è un capolavoro. Fist sì, è bellissimo. Il 2 e il 3 era meglio se non lo rifacevano, però il primo è... cioè, la scena di dove caga la testa, secondo me resta capolavoro. Tu non l'hai visto, Max, Fist? No, ancora no, però... Mamma mia, ti dico... Me lo state vendendo bene, ecco. A tutto, a scene di sodomia aliena. Sì, no, poi è fatto questo... pure stile cartoon, che presentano i personaggi, l'eroe, e l'eroe poi puntini puntini. Sì, esatto, cioè, no, è bello proprio perché è proprio... spesso e volentieri ti piglia sberla a destra e a sinistra, dici, ma da dove è arrivata questa stronzata? E ci sta, a me piace un casino... perché è proprio stupido, ignorante, ma bello, pieno di sangue, pieno di sperma, pieno di tutto, cioè c'è dentro ogni fluido e ogni cattiveria, ma così a cazzo, cioè proprio così, prendiamola in faccia, sì, dai, buttati, prendi sta merda in faccia, pam! Ma quello è divertente perché non si prende sul serio, poi c'è pure la parte dove ci sono gli alieni che si accoppiano, quella è fantastica proprio. Ah, ma infatti io, la domanda che ho sempre, che ci sono, l'avete visto sicuro molto più voi, ma quando mi capita di vedere un film del genere e percepisco che si prende sul serio, mi domando sempre qual è l'elemento, la sceneggiatura, cioè... che ti fa convincere che sia una cosa... Cioè, ecco, a me piacerebbe parlare con queste persone, confrontarmi il loro processo creativo, e probabilmente avrei molto da imparare, perché a me non riuscirebbe a fare certe cose con la presunzione che siano cose serie. Io, cioè, riconosco a queste persone un grandissimo talento, allora, che può essere anche l'autoconvincimento, cioè, un training autogeno... fatto in una vasca idromassaggio di non so, però di sangue, non lo so, ecco, però io ormai
sono appassionato dell'amico di Jack e non dico altro perché sennò rischiamo di essere denunciati dopo i budellini, però mi sono appassionato dell'amico di Jack, ormai mi piace più il personaggio che il regista. Serio? Sei andato a cercartelo? Figa, è un campione, è veramente un campione. No, ma sai che io non l'ho cagato invece di Striscio? Cioè, devo andare a cercare informazioni. Io ho solamente detto quello che pensavo. E poi è stato Conigliastro il bastardo che è andato a dirmi: no, ma guarda che questo qua ci crede davvero. Io non ci credevo. Non credevo fosse possibile. Io ho visto un po' di interviste. Ti ho immaginato esplodere tipo in Scanner. Devo essere onesto. Ma peggio che quell'altro che avevo trovato, quello di Sei giorni sulla Terra. Allora, il tipo di Sei giorni sulla Terra. Però è lista, ma non l'ho vista ancora. Che sfiga, poverino, povero Serafino, poverino. Allora, ti dico solo questo: tu immaginati di prendere gente di Scientology, ok? Sì. Li fai sbronzare a un party pagano e al posto di delle donne li fai interagire con delle sex doll piene di cocaina, no. Ok? Se me lo presenti così, però sembra figo come film. No, perché poi ne è uscito l'idea di questo film qua, è quello il problema. E nessuno li ha firmati, da allora, sono in botta da allora. Ma scommetto che si trova su Prime Video. Fino a un po' di tempo fa c'era. Adesso Prime Video ormai è la casa del trash, è diventato. Aspetta, ma c'è un po' di tutto, ma in realtà c'è anche tanta roba bella, però no, ma nel senso devono avere dei server veramente grandi, cioè tanto spazio da investire. Amazon hanno scoperto un algoritmo di compressione rivoluzionario, loro tra l'altro scaricano i film da YouTube e poi li mettono su Prime Video perché la qualità è uguale. Cioè io ho visto che è il remake del regista che ha fatto Amsterdamned. Uh-huh. Ha fatto per remake che si chiama L'Ascensore. Cioè, se tu vai a vedere la qualità video, è un video di YouTube a 480p, uguale. Perché occupa meno spazio, cioè di tutto il discorso. Quindi... Allora, io adesso interrompo queste bellissime chiacchiere che mi stavano coinvolgendo e viva, però vorrei anche parlare del film di stasera. Per cui... faccio un piccolo cappello introduttivo. Questa sera parleremo di un film che ha consigliato il nostro Nick ai budellini, che si sono svolti qualche giorno fa. Recuperatevi quando avete tipo 14 ore di tempo, la puntata intera. E appunto, tra i vari titoli che sono stati tirati fuori, usciti nel 2020, benché il film sia del 2017, ma è arrivato in Italia nel 2020. Bravo. C'è questo film che è Tigers Are Not Afraid. Lascio la parola proprio a Nick per fare una sinossi. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché stasera, come sentite la voce, sono con il nostro Giacomo, ma abbiamo anche il Carlino che torna a salutarci. E abbiamo Max. Cioè, stasera... Con questo film ho stanato tutto il sex appeal di Carcassa, ragazzi. Manca solo il demone, ma... Sex appeal. Grazie. Faccio la puntata così. Vi avviso, donne, per piacere, contenetevi un attimo. Allora, per me è difficilissimo parlare di questo film perché è stato proprio tipo amore a prima vista. Cioè, io l'ho visto e ho detto, cazzo, questa è una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia. Ero proprio presissimo, c'è stata secondo me proprio un'empatia con la regista, che però ha anche una faccia di merda in realtà questa donna, perché è secondo me bravissima ed è spietatissima, perché tira fuori un film che cazzo non risparmia nessuno. Infatti quando l'ho venduto internamente ho detto: questo qua è Il Labirinto del Fauno fatto bene, e lo ripeto perché è secondo me l'analogia più corretta che si può fare. È una storia simile al Labirinto del Fauno, dove anche qua c'è tutta una simbologia molto molto forte, però a differenza del Labirinto del Fauno, che non ha il coraggio di essere veramente cattivo, ma
è sempre lì un po' filtrato e i nazisti sembrano un po' usciti a Mr. Bean. Questa regista ambienta il film a Città del Capo in mezzo alla guerra del narcotraffico e della politica, insomma, dei messicani, e ci piazza dentro dei bambini che, a differenza del Labirinto del Fauno, non sono dei rincoglioniti completi, ma sono dei bambini che restano bambini pur adattandosi a una situazione comunque terribile, perché sono bambini di strada, fondamentalmente sono tutti degli orfani che hanno perso i genitori in maniera violenta e terribile. Eppure questo film, secondo me, resta una poesia, una dichiarazione d'amore anche per l'infanzia, seppur... Cioè, questo film è tante cose. Mi viene difficile soffermarmi. Boh, non lo so. Chiedo l'aiuto da casa, ragazzi, perché sono emozionato. Questo film è troppo. Ok, chi vuole parlare? Abbiamo il Serafino e Massimo qua con noi. E chi ne vuole parlare? Diciamo che è un film con bambini, ma non è un film adatto ai bambini, perché proprio c'è una violenza neorealistica che è assurda, ma dai primi minuti. C'è poi una scena che è allucinante, che è quella della sparatoria, che non si vede, però gli spari si sentono e ci sono tutti i bambini che cercano di nascondersi, ed è fatto veramente bene. Poi comunque c'è pure la componente, tra virgolette, horror, che secondo me funziona alla grande, perché ci sono alcune scene fatte veramente ad hoc. Molto, molto bello. Sì. Allora, mi fa piacere che Serafino abbia detto mi era lista, perché quando l'ho visto stamattina, perché sono stato svegliato presto, per una piccola emergenza familiare, ma niente di grave, tranquilli, e ho avuto un buco di 2 ore, ho detto, guarda, voglio vedere quei film a cui ha accennato lievemente Nick settimana scorsa, l'ha appena nominato, infatti avevo fatto fatica a capire il titolo, perché l'ha detto veloce, non si capiva il titolo, e poi ho detto, lo voglio vedere. E la prima idea che mi sono fatto è, sembra un film sceneggiato da Zavattini, quindi, no, nel senso che la grande differenza è il Labirinto del Fauno, lo vedi come una favola, comunque l'elemento realistico è abbastanza traslucido. Esatto, questo non è favolistico. Quando nel film entra l'elemento sovrannaturale, sembra del tutto contestuale alla realtà del film e non ti sembra strano. E quando ti rendi conto che l'elemento straniante, quindi quello horror, per quanto poi non è un horror eccessivo, però horror rimane, rientra in linea la storia e ci rimani spiazzato. E come ho detto, credo che sia uno dei pochi modi di quelli che ho visto i film, se passatemi il termine, di genere Narcos, non so se esiste un genere Narcos, ma penso di sì, in cui la materia dura è trattata forse in uno dei pochi modi in cui si può fare, attraverso l'horror, perché quella realtà, quella vera, è talmente agghiacciante, non so, io mi sono anche un po' documentato in questi anni, perché io non ci credevo a quel livello di violenza quotidiana. Però poi leggi i libri di persone, giornalisti, che la vivono tutti i giorni e muori per quelle motivazioni lì, cioè per banalità, se vogliamo, perché poi non si capisce perché queste persone vengono uccise fondamentalmente, quindi sembra quasi che quel ciclo di violenza sia diventata la norma. E come fai a rappresentarla, soprattutto una violenza minorile, infantile, in modo credibile, senza cadere nel rischio di passare come paternalista o troppo legato alla durezza della storia. Secondo me questo è un modo e funziona benissimo.
Allora, per darvi un'idea del contesto, adesso sto cercando una cosa, se mi date solo un secondo. Allora, un attimo solo, allora ti lascio un attimo cercare una cosa, però volevo unirmi un attimo a quello che diceva. Vai. Perché il punto è, in effetti anch'io ho sempre avuto questa sensazione di estraneità da questo... Chiudo secondo la porta, arrivo. Da questo mondo così... così permeato da episodi di violenza come appunto può essere il Messico. E in effetti a me viene in mente tipo... Ci sono diversi film che prendono come spunto proprio quella di citare il Messico, le persone che spariscono. E a volte si fa... è difficile riuscire a distinguere la realtà dalla finzione dei film. E quando invece mi è capitato anche di avere a che fare, di conoscere comunque, di avere amici messicani, di sentire le loro storie, o comunque anche in generale del Sud America, ti rendi conto che no, effettivamente non è terzo mondo, perché non è ancora terzo mondo, ma è secondo mondo, ed è ben diverso, è una realtà che noi... molto diversa da quella a cui noi siamo abituati, dove sia la malavita, ma anche dove anche la politica ha una funzione, un modo di esprimersi totalmente diverso, e molto spesso permeato anche di episodi di violenza. E quindi benché Noi viviamo nel nostro e abbiamo il diritto anche noi di lamentarci dell'amministrazione del nostro governo, tutto quello che vogliamo, assolutamente, c'è sempre un modo di migliorare, però dobbiamo ricordarci che nel mondo esistono queste realtà e non sono così tanti i paesi dove si riesce a mantenere una vita stabile come può succedere in Italia, con tutte le virgolette del caso, perché comunque sia... ovviamente ogni situazione è di per sé analizzabile, però effettivamente sì, esistono realtà come appunto in Messico che sono veramente veramente allucinanti a livello di appunto di violenza e di criminalità, tutto qua. Ma è incredibile la naturalezza, no? Cioè la quotidianità, cioè voglio dire, io vado a scuola e mi sparano. Perché? È vero che c'è tutto un ragionamento. Io, ora, la scena quella, tanto si può dire, all'inizio della sparatoria a scuola, che poi in realtà non si vede, anche questo si sente, ma non si vede, mi ha colpito perché mi ha fatto tornare in mente, se vi ricordate, 2 o 3 anni fa ci fu questo rapimento di un autobus di ragazzi che, se ricordo bene, andavano in gita, e sembra poi... poi ho perso un po' le indagini, però sembra che un gruppo di narcos l'abbia presi tutti e poi abbia uccisi e interrati in una fossa comune. Cioè, qui siamo a un livello di orrore altissimo. Cioè, io vado in gita scolastica e senza nessun... poi non c'è il motivo. Cioè, la cosa incredibile è che non c'è il motivo reale, cioè, per cui un'associazione mafiosa... Poi non so se i narcos a questo punto sono solo mafiosi, cioè, boh, non lo so, cioè, sono degli eserciti alla fine, privati, che si muovono da eserciti, decide di sterminare 30-40 ragazzi, così, gratuitamente, cioè, senza nessuna motivazione. Beh, guardate, a me ha fatto impressione questo... Allora, io in realtà avevo iniziato, non dico appassionarmi, però a interessarmi di tutto l'aspetto dei narcos, per un esame di criminologia che avevo fatto all'università, perché fondamentalmente, siccome molti di questi cartelli poi sono a loro volta consumatori di cocaina, iniziano a sviluppare poi tutta una serie di problematiche psicologiche, perché comunque pippare bamba dalla mattina alla sera porta allo sviluppo di schizofrenia, che in quel contesto specifico, dove comunque c'è ancora anche un legame anche con tutta una parte di religione che ha un background cristiano ma non è completamente cristiano, dove comunque c'è ancora un legame con la magia, ha portato delle cose strane, tipo il culto della Santa Muerte, piuttosto che il fatto che magari questi boss
narcotrafficanti, poi si rivolgessero a dei santoni piuttosto che uno che sostanzialmente, che era quello del mio libro di criminologia, che uccideva i suoi avversari bollendoli e poi si mangiava lo stufato di quelli che ammazzava per acquisire una forza, eccetera, eccetera, che si oscilla a un fatto di sì, Jack, è una roba strana. Cioè, questo qua era convinto di essere praticamente immortale, perché era uno che pippava cocaina a dei livelli proprio clamorosi, e tra l'altro si pippava quella non tagliata, che ha degli effetti devastanti sul cervello. Se non ti ammazza, ti comunque benissimo, non ti fa. Un sommelier proprio. Sì, sì, e questo praticamente si era rivolto a questo santone, che probabilmente, sai, anche lì, tu magari sei uno sciamano di paese, ti arriva uno che fa sparire le persone nell'acido e ti dice che cazzo devo fare, probabilmente ti viene anche la prima roba che c'è. Lì, anche lì, c'è un contesto bizzarro. Comunque, per darvi un'idea, c'è stato un fatto di cronaca abbastanza recente, che è la morte del pirata dei Culiacan. L'ho pronunciato malissimo, però se cercate il pirata de Culiacan, che probabilmente tradotto sarà Culiacan se fossi capace di parlare, insomma, era sto youtuber che era un ragazzotto di 17 anni, un coglione, che fondamentalmente è diventato famoso per aver fatto un video dove si seccava una bottiglia di tequila alla goccia e poi si sboccava l'anima dopo essere svenuto, cioè una roba terrificante. Comunque un giorno... Alto intrattenimento, insomma. Sì, sì, è un... come si può dire? Un po' un Leopardi dei nostri tempi. Ecco, vado a prendere la tequila. Esatto. Torno subito. E insomma, sto tizio un giorno se ne salta fuori e, parlando del Mencio, ha detto che il Mencio gli poteva succhiare il cazzo. Il Mencio era praticamente un boss di una delle organizzazioni narcos più importanti e più violente del Messico. Cioè, per dirvi, questo tizio qua durante una faida ha rapito la figlia di 10 anni di un boss avversario, l'ha violentata e le ha dato fuoco davanti al sconfitto. Cioè, una persona, insomma, moderata. Ma di quelle sì. Sì. Cioè, uno completamente svalvolato. Insomma, sto cazzo youtuber fa sto video del cazzo, dove gli dice, ah, mi puoi succhiare il cazzo, ah ah ah. Il giorno dopo era a bere in un bar, sono scese delle persone da un camion nero che praticamente hanno crivellato completamente il bar. Quindi lui è morto, fatto a pezzi, e questi qua se ne sono sbattuti il cazzo di chiunque fosse nel bar. Cioè hanno fondamentalmente raso il suolo il posto a colpi di mitra. Questo è quello che succede in certe parti del mondo. E la cosa che mi ha stupito è che questo film comunque... nel raccontare la sua storia lo fa non nascondendo niente, ma neanche mai giocando a fare la carta della pietà o anche solo una critica sociale, diventami un po' buonista. Cioè, quello che ti passa è: il mondo fa cagare, il mondo dove vivono loro è questo, punto. Non c'è bisogno della critica sociale, voglio dire, no? Ma in un certo senso la critica la fa, perché ogni tanto si vede qualche cartellone pubblicitario col politico, quella è già una critica, però non ne parla, la mostra e basta. Esatto, cioè secondo me la cosa che fa in maniera sublime è non cadere mai, che è forse la cosa più forte del film. Cioè è un film devastante nel suo farti vedere sto posto senza un briciolo di speranza. Però direi, partiamo magari dalla trama. Che così si spiega un po' di cosa parla Tigers Are Not Afraid. Allora vado un attimo io. Vai. Allora, la trama gira appunto attorno alla storia di questa giovane ragazza che ha una vita comunque pressoché normale, per cui vive con la madre, va a scuola, però all'interno di tutta questa città appunto permeata di violenza. Infatti abbiamo subito un esempio subito all'inizio, in cui avviene una sparatoria praticamente all'interno della scuola,
non si sa perché, non si sa per come, un regolamento di conti, ma questo è il mondo con cui lei ha a che fare, è un orrore che la segue, e nonostante appunto la sua vita sia una vita normale. Un giorno arriva a casa e la madre non c'è più, è sparita, come tante persone spariscono e vengono prese da queste gang, e non si sa effettivamente perché e che fine fanno, insomma, queste persone. Questa ragazza si unirà a un gruppo di bambini, orfani anche loro, molto spesso appunto per questioni legate alla criminalità, che si fanno strada nei bassi fondi, hanno a che fare appunto con tutto questo sottoborgo di criminali, gang, e cercano di, diciamo, di sopravvivere all'interno di tutta questa realtà. Il punto è che comunque rimangono dei bambini, e quindi nonostante siano anche a volte in gamba e abbiano le loro capacità, però comunque sia rimangono dei bambini che hanno tutti quei bisogni delle bambine, anche solamente la fantasia. E appunto la stessa protagonista ha questi tre desideri che può esprimere, che in qualche modo si realizzano nel momento in cui lei esprime un desiderio. Lei riesce a fare in modo che questo desiderio si realizzi, spesso un po' come i Jin nella storia appunto delle Mille e Una Notte, spesso non esattamente come lei avrebbe voluto, oppure pagandone comunque un prezzo altissimo. Ora, la storia vira molto a un certo punto sul fantastico, perché noi abbiamo tutta questa serie di situazione sovrannaturale, queste presenze che la seguono, queste entità che a volte l'accompagnano, a volte la minacciano, e queste entità, queste situazioni che appunto risolvono i suoi desideri, e tutto questo all'interno di un contesto estremamente brutale come appunto quello dei bassi fondi delle città messicane. Niente. Ovviamente la storia si svilupperà, ma andare oltre sarebbe fare spoiler. Sì. Beh, direi che hai centrato fondamentalmente tutti i temi importanti. Allora, diciamo che secondo me questo film è un film che, per unirmi a quello che dici tu, innanzitutto ha una delle locandine più fighe del secolo, andatevela a vedere, perché è una locandina che non fa spoiler ma riassume esattamente tutti i temi portanti del film, cioè è proprio bella. E poi, esattamente come dicevano Max e Serafino, è un film che ha quello sguardo cupo, un po' come erano i polizieschi italiani anni 70, meno cacciarone forse, però proprio efficace nel far vedere un certo tipo di scenario. Secondo me è un film che funziona bene perché poi ti affezioni anche ai personaggi, perché anche questi bambini sono mostrati nel loro essere infantili in un modo, cioè, genuino, senza mai cascare. Cioè, per farvi un esempio, una delle scene che a me ha colpito di più è quando loro guardano la televisione nel tetto del loro rifugio, fondamentalmente, quando uno, cioè, che comunque cazzo è cresciuto per strada, gli amici sono tutti disastrati perché hanno tutti perso i genitori, cioè vengono tutti a famiglie disastrate, però a un certo punto della televisione, questo film è tremendo, c'è troppo sangue, cambia, non mi piace. Cioè, che poi è paradossale che una persona che vive in un ambiente così non voglia vederlo per finta. Cioè, non dico che se cresci in un ambiente violento per forza sei violento, però mantengono comunque il loro nucleo di purezza, secondo me, che si vede più volte nel film. Ma è un po' come il discorso che avevo fatto prima, nel senso che lui è un bambino che vorrebbe essere un adulto, ma fondamentalmente è sempre bambino. Infatti c'è la scena all'inizio quando c'è una persona che sta facendo pipì fuori, lui gli ruba la pistola
e fa il gesto come se gli sta per sparare, però poi non spara perché si ricorda che è un bambino, nonostante tutto. Però ha dentro di sé quell'indole della violenza, che non è dovuta perché lui è nato violento, ma è perché è circondato da violenza, e quindi automaticamente questa violenza lui la racchiude in sé. Sì, assolutamente. Assolutamente, anche perché tutti questi, come si può dire, tutti questi bambini comunque sono bambini rotti, cioè sono bambini che si portano dentro i segni dei traumi causati dagli adulti, cioè sono bambini per certi aspetti senza speranza. Infatti, ripeto, è uno di quei pochi film dove quando poi vedi questi bambini che sono veramente bambini, ti prende la sprovvista e ti colpisce dove fa più male, perché mantengono questa aura comunque di purezza senza che la regista li dia. Perché sono bambini a 360 gradi, hanno anche la crudeltà dei bambini. Sì. Ti fa vedere pure che non è come tutti i bambini che sono abituati a vivere un'infanzia normale. Cioè loro sono già privati della loro infanzia, tra virgolette, perché già crescono in un mondo che li vuole già grandi. C'è un narcotrafficante di 40 anni, non è che si è svegliato un giorno a 40 anni e dice oggi vado a vendere cocaina. È arrivato così perché ha avuto una vita già da piccolo che lo ha abituato alla violenza, e quindi questo è quello che mostra. E a me piace fare una sorta di parallelismo pure con il cinema di Scorsese, perché Scorsese pure ha detto che probabilmente avrebbe fatto il gangster, lo ha ammesso lui stesso, e nei film che lui dirigeva c'era questa violenza tipica dei quartieri italo-americani dove lui viveva, e fortunatamente però ha cambiato strada poi, ma la realtà quella è. Cresci in un ambito violento e di conseguenza la tua vita cambia. Tra l'altro sono bambini che hanno esigenze da bambini, no? Il calcio, l'identificazione con i tuoi giocatori, quindi il numero da mettere sulla schiena anche in quel modo, con il nome, oppure X-Factor, no? Quindi l'influenza della televisione nelle loro vite. Poi mi sembra che a un certo punto un accenno alle console, quindi sono bambini a questo punto di vista normalissimi, che peccato che poi vanno a giro armati oppure devono scappare perché qualcuno si sveglia e ne ha bisogno per scopi che, se ricordo bene, neanche sono chiariti poi alla fine. E a me è piaciuto anche quando loro modificano questa caccia sadica di questi narcos verso di loro e i loro coetanei, come trasformandoli in dei satanisti, no? Quindi c'è un ragazzo che chiama, ti vengono a cercare i narcos satanisti e sì, ti porteranno via, perché un bambino probabilmente identificare come in una persona umana una persona del genere non ce la fanno, perché quello che fa è totalmente inumano, quindi è più accettabile che queste persone siano state colpite dalla maledizione, e quindi lo fanno perché sono maledette. E purtroppo in realtà non sono così. Tra l'altro un narcos a 40 anni, già un veterano, perché tra l'altro ricordiamoci che l'età media di queste persone è bassissima. Cioè è difficile che qualcuno, se non quelli veramente bravi che poi vanno negli Stati Uniti a scontare la loro carcere a vita, però è difficile che queste persone poi in narcos vivano molto, perché come diceva giustamente Nick, cioè uno fa uno sgarro, prendono un elicottero, bombardano un bar, che è successo anche questo. Ora lui ha fatto riferimento a una sparatoria in cui distruggono un bar, ma questi ormai hanno dei mezzi militari altissimi e quindi usano anche elicotteri, insomma, da guerra. Cioè c'è una sproporzione talmente totale, tra l'altro anche da quella che dovrebbe essere una funzione, tra virgolette, un narcotrafficante, da quello che fa, che i bambini che ti dice no, ma sono dei satana, cioè non sono dei vampiri, non possono essere umani. Ecco, a me anche questa, fatta tra l'altro in un passaggio senza esagerare, senza marcare, senza farti capire guarda che cosa bella che ti dico, no, è tutto naturale. Cioè il film sembra veramente una naturalità totale, cioè lo che vedi
ci entri subito, almeno io ci sono entrato subito, ti sembra tutto normale, ti sembra normale che questi non hanno una casa, genitori tutti morti, morti anche i fratelli, cioè tu, quindi con tutti con una serie di lutti incredibili, uno non parla neanche perché chissà cosa ha visto, che volendo uno può dire ma si è visto anche in altri film, sì, però questo che cosa ha visto non si viene mai detto, perché non è necessario. Cioè, lui ha vissuto un trauma ancora più grande degli altri, la sua risposta è stata il silenzio. Poi, vabbè, c'è un'importanza di sceneggiatura del suo giocattolo, però, a parte quello, cioè, è tutto così, non c'è quell'eclatanza. È chiaro che un film del genere, ormai, noi che siamo bombardati a volte dall'esagerazione, no? dal voler per forza rimarcare, ah, qui c'è il momento... ci rimani, ti lavi il fiato, ecco, questo sì, ecco, ci sono dei momenti in cui io ho sgranato gli occhi e ho detto cavolo, che bellezza poetica, perché semplice, naturale, senza fronzoli, ecco. Sì, non è quel film che dividi per scene perché dici ok, qua doveva esserci la scena in cui succede questa roba, o in cui... Bravo. No, è proprio un... Esatto, no? Esatto, 50-50, sì, sì. E ti dico la verità, a proposito... a me un po' mette in difficoltà parlare di questo film questa sera, perché devo essere onesto che avrei preferito essere più preparato. Spiego. Alla prima visione, cioè io di solito alla prima visione mi faccio già un'idea, mi faccio già un'analisi del film e riesco già a essere preparato per discuterne. È successo anche con titoli ben più complessi, tipo Midsommar, l'ho visto una volta al cinema, hanno parlato per 7 ore e va bene. Tigers Are Not Afraid, devo essere onesto che forse mi è capitato appunto come in un periodo che io, in cui adesso io personalmente non mi ritengo mentalmente molto in forma, però c'è anche da dire che ha tutto questo ritmo un po' particolare, che in realtà non è un ritmo, è semplicemente una storia che si dipana e che quindi non sai dove vuole andare a parare. Almeno a me ha un pelo disorientato sta cosa, perché sono talmente ormai abituato a... E comunque io non è che guardo solamente film del cazzo, cioè io anzi mi alleno a guardare di tutto, eppure sono abituato ad avere un certo ritmo, una certa idea, adesso succede questo, adesso c'è il momento così, e adesso ci sarà lo spiegone, poi ci sarà il finale, bla 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 bla. Invece sto film ha secondo me un po' un ritmo, una cadenza diversa, proprio perché la storia si dipana, punto. E quindi certe cose... arrivano magari in un momento in cui non le puoi capire, ma non le puoi capire, cioè semplicemente succedono, perché devono succedere. A me viene in mente il traghetto che esce dal telefono, sì. Io quello ad esempio non l'ho capito, cioè l'ho capito magari dopo ripensandoci, ma vorrei rivedere il film per riuscire a dargli una spiegazione a quello. Perché effettivamente sì, probabilmente c'era un significato più grande. Abbiamo perso Serafino. Esatto. E no, torno. Però il discorso è un po' quello. Ha in effetti una maniera di presentare la storia che a volte può essere un po' straniante se vuoi analizzare il film, come purtroppo tocca a noi. Però è molto bello se vissuto come fruitore. Cioè, io personalmente mi sono lasciato prendere a tutta questa cosa qua e paradossalmente quasi mi dispiace parlarne, perché è talmente bello come l'ho visto come spettatore che mi gira il cazzo dover essere critico su questo film, perché andare a fare un'analisi lo spolperei un po' troppo, e è una cosa che secondo me andrebbe fatta con più calma. Allora, io quello che ho trovato di questo film è che è un film estremamente compatto. Cioè, perché alla fine è un film che si chiude, cioè ha pochi vuoti, ha pochi buchi, cioè è un film che è comunque molto compatto nella sua struttura. Infatti molte cose, come dici tu, che si spiegano dopo, mi viene in mente il draghetto piuttosto che la mosca che esce dalla bocca della protagonista. Cioè, arrivi alla fine e capisci che comunque c'è un senso in tutta sta cosa. Cioè,
e c'è pure bello forte. È un film che, come dici tu, ha un ritmo narrativo che non ti aspetti, perché tipo una delle cose che mi ha stupito è che comunque è un film di un'ora e mezza circa, però cazzo mi è volato, cioè quando io sono arrivato alla fine ho detto come? Sì, è vero, cioè, questo di già, ma perché è scritto bene secondo me. Che poi tra l'altro, cioè, è pure un film che se guardi più di una volta fa sempre lo stesso effetto, comunque sì, cioè, è sempre bello, cosa rara tra l'altro. No, io l'idea è che ha scritto lei anche la scena, però lei è, secondo me, ottima sceneggiatrice, proprio perché non fa quella cosa geometrica, no, un momento qui, un momento là, B, poi questo lo inserisco qua, però devo, cioè, lei il film l'aveva in testa, ora dico una cosa un po' grossa, l'aveva in testa comunque, cioè nel senso sapeva cosa raccontare, e probabilmente non essendoci neanche la necessità di dare il messaggio morale, no, perché che messaggio, cioè hai bisogno di dare un messaggio, no, voglio dire, cioè, sì, l'ho fatto, l'altro secondo me ha fatto una cosa intelligente, di dare quella piccola informazione all'inizio, che un po' dà il contesto, no, perché giustamente tutti devono sapere come potrebbe essere una situazione odierna del Messico, no? Quindi giustamente dai qualche elemento, però poi questa è stata solo l'introduzione di prologo, poi è sparita questa cosa, non c'è, non è che siamo entrati nel merito. Anche il passaggio della polizia non è banale, non è banale. Ora io non voglio entrare perché è uno spoiler. Io a un certo punto ho detto, ma io avrei fatto forse la stessa cosa. Sì. E mi sono sentito veramente male per averlo soltanto pensato. Ma è la, cioè, realtà. Speriamo, in... non succede niente, non succede niente. Però, cioè, non però, c'è... però ti dico, è la, in effetti la realtà di quei paesi lì. Cioè dove, esatto, effettivamente... Ma quanti poliziotti messicani in quel momento farebbero la stessa cosa? Tutti. Non so tutti, ma troppi di sicuro. Ed è un momento, sono 30 secondi. Allora, secondo me quella scena, adesso non facciamo spoiler per chi ci sta seguendo, però quella scena secondo me è fottuta nel cervello, perché c'è genuinamente una scena in cui ti fa vedere la prospettiva di dei bambini che si ritrovano in una situazione che è più grossa di loro, e quindi fanno una cosa che atavicamente tu insegni, che cazzo ne so, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, e quando si chiude quel circuito lì, cioè, allora, io non parlo tanto della figura del poliziotto, parlo più che altro del fatto che quando succedono dei casini tu a dei ragazzini, soprattutto in quell'età, dici parla con un adulto. E loro in quel momento parlano con l'adulto che secondo loro è quello che meglio li può aiutare. L'adulto buono, non gli adulti cattivi. Esatto, cioè cazzo. E quando quella cosa si chiude lì così, è secondo me l'inizio del cortocircuito mentale dei protagonisti, poveri cristi, perché si ritrovano veramente completamente da soli, perché non se li incula nessuno, Steven. A me è una cosa che ha stupito, che in tutto il film, se tu ci fai caso, non c'è un'interazione positiva di un adulto se non quella iniziale. Non c'è un cazzo di adulto che cazzo ne so, che interviene. Cioè, ricordiamoci anche che comunque l'America Latina purtroppo è famosa anche per gli squadroni della morte, e sappiamo come gli squadroni della morte affrontavano il discorso dei bambini per strada. Sì, in effetti non avevo fatto questa analisi sugli adulti, però effettivamente sì, non c'è, diciamo che da quando sparisce la madre non c'è più un'interazione positiva nei confronti di un bambino da parte di un adulto, non c'è più la concezione di famiglia in generale pure, ma in realtà la vera famiglia sono tutti quei bambini, sì, la loro gang di fatto è una loro famiglia dove si curano uno dell'altro, infatti sì. Morro è un po' quello che viene un po' più coccolato da tutti, e non dico cazzo perché no. Comunque cioè anche quella scena, io non voglio fare spoiler, però proprio il discorso che loro sono una famiglia, quando c'è il lutto, il fatto che chi è demandato a custodire il morto non lo fa, almeno
apparentemente non lo fa nel modo giusto cui si dovrebbe fare, viene visto come un tradimento. Cioè loro hanno proprio i valori buoni, il problema è che sono circondati da un mondo ormai perduto, cioè è difficile credere di avere una speranza in quel, in quell'area. Cioè chi ti può dare speranza? Ecco, l'unica speranza forse viene dall'elemento non reale ma ultraterreno, ecco. E anche questo è devastante, perché se io l'ho visto anche un film di grandissima liberazione, no? Di, se volete, di riconciliazione, anche se a quel modo tremendo, però la riconciliazione viene veramente da un esterno impossibile. E se ci pensi è ancora più angosciante questa cosa. Cioè, ripeto, ora io ho detto che è un film che ho goduto molto, ma non è che la mia reazione fosse stata molto diversa da quella che ha detto Nick, però mi ha completamente colpito all'interno. Cioè, non è che mi abbia lasciato sorridente, allegro, ah che bello, guarda che film lieve che mi sono visto, affronto la domenica in modo meraviglioso. No, è un film che ti colpisce, perché lo fa in punto, cioè con una foglia, ti colpisce una foglia, però ti colpisce. E poi senti la pesantezza di quello che ti dice, ecco. Senza urlartelo, senza farti la lezione morale, senza dire oh mio che schifo in Messico e via dicendo. Poi è cupo dal primo all'ultimo fotogramma, esatto. Ma non soltanto la parte quella realistica, anche quella tra virgolette soprannaturale. Perché sì, c'è una frase che recita Estrella, mi pare che si chiama Estrella, Estrella, che dice ogni volta che esprimo un desiderio accade qualcosa di brutto. Esatto. È già lì, già lì. Sì, ma poi non dimentichi... Infatti io in questo ci ho visto molta intelligenza, perché non è... c'è il discorso, appunto, come dicevo prima, delle mille e una notte, l'idea del djinn. Del genio era un po' quella in origine, era un'entità che sì, ok, ti esaudiva i desideri, ma non per forza come avresti voluto tu. A me viene in mente, cioè, hanno anche fatto un film che è The Wishmaster, sì. per le carcasse di vecchia data, e, che non era neanche male, però l'idea base era quella, fondamentalmente un'entità che è in grado di esaudirti i desideri, però diciamo che ha molta libertà d'azione nel mentre, e quindi è un'entità di fatto anche malefica. E qua sì, c'è sempre quell'aspetto anche del desiderio che ha un prezzo. E secondo me è un tema molto 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 interessante e assolutamente non stupido, soprattutto affrontarlo in questa maniera qua. Io giusto faccio un ultimo salto spazio-tempo, poi vi ridò la parola. A me è venuto in mente l'unico altro titolo, l'unica altra opera dove ho visto una cosa riguardo appunto ai desideri e al prezzo che devi pagare espressa così bene, a me è venuto in mente Puella Magi Madoka. Quello è... Porco Diaz. Però è qua tanto di cappello, infatti soprattutto su certi momenti, su certi desideri la paga veramente alto il prezzo, quindi caspita. È molto bello e molto intelligente. Anche l'ultimo desiderio, onestamente... Sì. Cicatrice, no spoiler. Sì. Madonna. No, è un film che a parlarne assume una maggiore intensità. Sì. Uno si aspetta che un bambino si immagina le cose tra virgolette fantastiche e dice così magari potrebbe trovare un po' di pace, se così la possiamo chiamare. Invece no, perché la fantasia e l'immaginazione che ha questa bambina è tutt'altro che buonista. C'è la scia di sangue che la perseguita, c'è la mano morta che esce dal bicchiere, c'è un insieme di cose che comunque è molto ma molto molto figa. Allora dico due robe volanti. Chiunque ci stia sentendo, recuperatevi Puella Magi Madoka e preparatevi a bestemmiare, perché quando l'ho visto io non so di alla
tu Serafino l'hai mai visto? No, però me lo segno subito al volo. Ecco, questa volta me l'ha venduto Jack. Allora, tu Max, che te lo dico col cuore in mano, che sei nichilista come la merda. Nichilista io? No, ma perché dai? No, io nichilista? No. Fidati, tu se lo vedi impazzisci, quindi no, ragazzi, io lo consiglio perché Jack ha tirato fuori una cosa che figa. Quando l'ho vista io ero, cioè, ci ho pensato tipo per 3 giorni, non me l'aspettavo, è proprio una roba devastante. E poi un'altra cosa che volevo dire, parlando dei desideri, a me ha stupito tantissimo una cosa del film, cioè Estrella è una bambina che è ancora civilizzata, mettiamola così, perché ha perso la famiglia da poco. Gli altri bambini sono dei randagi, tant'è che il coprotagonista del film, che è Shine, a lei, quando parlano di desideri, dice: io non so, non ho più desideri, perché non so cosa... E nell'implicito tu capisci che il concetto è che lui non ha più niente da desiderare, perché non si ricorda più come si desidera qualcosa. Che è il cuore dal petto, lì. Cioè, minchia, io ho guardato, cioè, quando lui ha risposto così, io questi film di solito sono di malumore, anche perché poi Ale è onestamente la mia roccia portante quando io guardo queste robe. Ma quando lui ha fatto queste cose, io ho iniziato a piangere, perché è una scena di una tristezza, secondo me, cosmologica. Perché, cazzo, è un film che proprio ti spara questa tristezza esistenziale, minchia, in modo. Io lo stavo guardando e valle di lacrime. Però secondo me stiamo parlando troppo del contesto reale, quando io volevo parlare con voi anche della parte magica, mettiamola così, perché questo film... Ma non spoiler, se fai la parte magica spoileriamo il film. No, bene, parliamone in generale. Parliamone in generale. E Jack diceva appunto alla protagonista che può esaudire dei desideri, però in realtà la magia non si ferma solo lì, perché ad esempio una delle cose che mi ha fatto impazzire è il modo in cui ad esempio questi bambini di strada si tramandino una sorta di, non dico religione, però di miti ancestrali attraverso dei cazzo di graffiti, che anche lì sono graffiti fatti come potrebbe fare un bambino. Sì. Cioè tutto il mito della tigre, quindi della tigre che non ha paura, che dà titolo al film, della tigre che vendica, della tigre che poi alla fine è un'incarnazione della morte, perché aggredisce tutti, questa cazzo di tigre, però messa lì così, vabbè, poi mettiamolo così, all'inizio te la presento in questo modo, sì. No? La tigre è alla fine una sorta di, sembra quasi un ubris greca, no? Cioè, perché aggredisce, magari si allontanano, però aggredisce anche i bambini di strada, però aggredisce chi si fida troppo, diciamo così. Ti dà quell'idea lì, no? Come se la fiducia alla fine fosse un qualcosa che tu devi centellinare, fondamentalmente. Ma guarda, secondo me la tigre non ha paura, sarebbe più corretto a dire la tigre non può avere paura, perché vive in un ambiente dove comunque ci sono altri tigri, altri animali, quindi è costretta comunque, tra virgolette, quella a difendersi. Non solo nella giungla, perché poi c'è pure l'uomo che caccia, quindi non può avere paura, è sempre costretta ad essere coraggiosa, così come i bambini. Le tigri sono loro, in sostanza. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ma a me è piaciuto molto quell'aspetto lì, perché nonostante, se vogliamo fare critica staccando la spina dal cuore un attimo, e effettivamente diciamo che la storia che sia un parallelismo, diciamo che è un mezzo che viene utilizzato spesso, ma qua a me è piaciuto molto il discorso, il messaggio, perché appunto non c'è messaggio sociale, ma secondo me c'è un messaggio un pelo più umano, che è paradossalmente forse molto più universale della storia che viene raccontata. E allora, che in un certo senso è, per quanto possa fare schifo il mondo, non è che c'è del bello, no, per quanto faccia schifo il mondo, anche se fa sempre schifo, tu devi sempre ricordarti chi sei.
tu non sei un niente, perché quello che sei tu comunque ce l'hai dentro, e devi ricordarti, nonostante ci sia dello schifo nel mondo, devi ricordarti che cosa sei, devi ricordarti del buono che c'è in te, del coraggio che c'è in te, perché solamente in quel modo riesci a essere libero, anche in un mondo di merda che non funziona. E secondo me questo è un po' tutto il discorso, e non è un messaggio così stupido e scontato in realtà, perché è facile dire ok, i buoni vincono, i cattivi perdono, e l'Inghilterra domina. Scusate, sono partito su un'altra ho aperto un'altra parentesi ancora, però i buoni vincono, i cattivi perdono è una cazzata, non è la realtà, e quindi in tutta onestà, per quanto sia bello coccolarsi con l'idea che c'è un'entità superiore o ci sia il genio che ti esaudisce i desideri, di fatto il mondo non va così. Anche nella favola di Tigers are not afraid, il mondo non va così. E non è assolutamente scontato tutto ciò. Allora, quello che vorrei aggiungere, visto che ora parliamo di un elemento, diciamo, più soprannaturale, faccio una premessa. A me i film che mi riconciliano, secondo me questo riconcilia, poi non certo i buoni vincono, i cattivi perdono, perché in realtà non vince nessuno, senza entrare nello spoiler, però chiaro che i buoni, quindi questi ragazzi, non vincono, no? Però il fatto che, e non è neanche una cosa di giustizia, qui non si fa giustizia, ma si ridà equilibrio, o si cerca di ridare equilibrio a un ambiente che è completamente impazzito. Quindi quello che fanno i ragazzi, diciamo nell'ultimo terzo di film, volendo con la collaborazione dell'elemento soprannaturale, è la cosa giusta da fare, che non è, cioè non è facciamo giustizia, è quello che dobbiamo fare, perché poi loro sono un nucleo che deve sopravvivere, quindi c'è proprio questo elemento basico, primario, che è quello di sopravvivere all'aggressività del mondo esterno, che poi in realtà è il mondo che loro vivono tutti i giorni. E a me questa cosa è molto piaciuta, l'abbiamo visto in 150.000 film questa cosa, questo finale, però non lo so, a me questo mi ha colpito, forse perché, ripeto, non è retorico, ecco la parola che mi mancava, non è retorico, è molto immediato, è cioè alla fine lo vedi e è certo, che dovevano fare? Dovevano fare questo, non potevano fare altre cose, perché, ed è legato alla scena soprattutto della polizia, una volta che loro hanno fatto quello che dovevano fare, che hanno insegnato di fare fin da bambini, se hai bisogno vai dall'adulto, ma l'adulto è scomparso, e a quel punto se uno deve agire con quello che ha in mano, e fanno quello che devono fare, e a me mi ha dato tra virgolette soddisfazione, non è una soddisfazione, perché ti rimane la mano in bocca, perché capisci che se quella è l'unica via d'uscita è proprio tutto devastante, però ti riconcilia, ecco, ti dà almeno un attimo di leggerezza, ma proprio un attimo, chiaro. Poi quando coerenza in generale fino alla fine, diciamo. Esatto, poi quando le persone incuriosite del nostro momento lo vedranno, diranno voi siete pazzi, ma cioè, ma dov'è la riconciliazione? E invece almeno, chiaro, parliamo a livello filmico, però c'è, è devastante. Poi la figura della tigre l'ho trovata nella sua minimalismo, però interessante, che tra l'altro non è neanche un animale tipico del Messico, no? Quindi potevano mettere qualcos'altro, forse di affine, invece è proprio la tigre, che probabilmente è legato anche alle storie che può leggere un ragazzo, un bambino di quell'età lì, no? Le tigre come un alimento universale. In quella scena funge più da guardiano, tra virgolette, sì, a una sorta di accompagnatore verso lo spoiler. Di tutore. Perché secondo me, adesso prendo una posizione magari un po' forte, però uno dei messaggi che passa nel film è che se tu ti trovi in un ambiente così,
comunque senza speranza, senz'altro. Fondamentalmente puoi fare solo due cose: o cerchi di sopravvivere o passi dall'altra parte. Cioè, perché alla fine, quando l'ambiente è di merda, o tu cerchi di essere coerente con te stesso, se non sei una merda ovviamente, e sei destinato a prendere 30 metri di palo nel culo tutta la vita, però lo sai, però sei coerente con quello che tu sei e che vuoi essere, oppure gioco forza, ti devi piegare, devi iniziare a giocare secondo le regole degli altri. E sti bambini fondamentalmente fanno un po' entrambe le cose, perché da una parte costruiscono un nucleo familiare che hanno perso in una maniera che poi è anche tenera, perché è genuina. Cioè, quando loro trovano la nuova casa, e come diceva Max, c'è la scena dove copiano l'equivalente di X Factor. Cioè, cazzo, quella roba lì, ma anche solo quando giocano a pallone dopo tutto il casino che hanno passato. Cioè, comunque figa, una scena che nella sua semplicità è lieta, fa piacere da vedere. Perché, tra l'altro, loro cercano di trovare una loro chiave, che è stare insieme nel loro gruppo, sopravvivente, ma senza diventare fondamentalmente delle merde. Perché poi quello che fanno loro è il massimo, è rubare in casa, però non sono neanche violenti che lo fanno. Cioè, tant'è che quando c'è la scena del furto in casa, Shane dice serve più a me, a lei non serve più. Però non è una reazione violenta, cioè uno che cerca di andarsene, non è che le spacca la testa con un bastone, per dire. In un film del genere la roba che tutti potevi aspettare più, che lui quel gesto lo facesse portandosi dietro una pistola, per dirti. Dato che ce l'aveva, tra l'altro. Esatto, e le sparasse in faccia, ed è una cosa che non fa. Cazzo, e sto film secondo me ha un modo talmente... Allora, ripeto, faccio una premessa fondamentale. A me il film è piaciuto, ho anche difficoltà a parlarne male, perché è proprio una cosa che era nelle mie corde. Poi, come Jack, sto passando un periodo un po' rock and roll per tanti motivi, e probabilmente sono un po' più emo del solito. Però, cazzo, è anche questo utilizzo quasi pagano del sovrannaturale, no? Veramente nel senso anche proprio più neutrale del termine, perché tu le cose che vedi non sono mai né buone né cattive, sono e basta. Cioè, l'interazione col sovrannaturale, a differenza di molti film a cui noi siamo abituati, no? Del sovrannaturale o qualcosa che aiuta o qualcosa che distrugge, come ad esempio nel caso di The Boy 2, è qualcosa che distrugge, ma distrugge coglione lo spettatore. Cioè, qua fondamentalmente l'effetto è un qualcosa che c'è. Cioè, c'è, punto e basta. Ha delle regole che non ti spiegano. Ha, secondo me, poi un effetto anche proprio narrativo che cioè, viene utilizzato anche in maniera visivamente, secondo me, molto efficace, molto bella. Cioè, è un film dove anche le scene di, passatemi il termine, di paura, sono sempre fatte in maniera intelligente e oserei dire garbata. Non c'è mai un utilizzo della violenza sensato, non vedi mai cose. Guarda, a me ora dispiace fare il paragone con il film di Del Toro, quale fatto apposta, però lo devo fare. Va a succedere, dopo un'ora va a succedere. Ma nel senso che, per esempio, nel Labirinto del Fauno c'è già un contesto di violenza che è quello della guerra in Spagna, quello che è, giusto, no? Certo. Quindi se già c'è quel sintomo di violenza, che bisogno c'era di esternarla ancora di più in scene come quella di quello che ammazza con il calcio del fucile quello che gli ruba i conigli? C'è un eccessivo uso della violenza. In questo film, Tigers Are Not Afraid, non c'è un uso eccessivo della violenza, perché tutto è coerente, tutto è bilanciato. Nel senso che anche il fatto stesso della sparatoria, no? Cioè, non è una scena buttata lì per caso, è una scena che ha un suo perché poi ti fa capire il mondo in cui vivono quei bambini, capito?
Quella è la differenza. C'è un uso eccessivo della violenza, qua non c'è, è tutto coerente. Ma perché Del Toro è barocco eccessivo, questo invece è il neorealismo. Esatto. Questo va per sottrazione, il finale è sottrazione. Allora, mettiamolo così, perché del Toro fondamentalmente, almeno secondo me, no, la tocco piano, giuro. Del Toro, secondo me, dovrebbe fermarsi a Pacific Rim, per dire, a Hellboy. Che so, no, dai. No, Pacific Rim è brutto. Pacific Rim è brutto perché tu non lo accetti per quello che è. È un cazzo di film dove ci sono dei robot dove si menano. Poi, tra l'altro, ti fa vedere sempre solo un cazzo di robot quando potresti vedere 100.000 robot molto più fighi. È quello l'errore, quello è il grande tipo quello dei cinesi, per dire, mannaggia la puttana. Perché c'erano Alfa, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, esatto. Cioè, c'ho l'Intel i9, no, devo usare il Pentium 4. Cioè, ma perché, scusa? No, perché? C'ho 8 giga, no, ma vai a 256k. Ma no, ma dai, Max. Ma no. Figa, ma perché? Scusami, parliamoci. Allora, apriamo un momento. Perché gli altri Jäger erano molto, molto più fighi di quello del protagonista. Esatto. Sì. Cioè, secondo me è rischioso fare un film in cui il protagonista ha l'arma peggiore. Cioè. Secondo me non gli è riuscito. Io non sto dicendo, seriamente. Sì, no, sono d'accordo. Non sto dicendo che è brutto, assolutamente. Mi è sembrato un più furbo che in altri, cioè è riuscito meno peggio a nascondere la furbizia che lui ha intrinseca nel DNA. Purtroppo io l'ho visto 4 volte, credo. Cioè, ogni volta che trovo una persona che mi dice Pacific Rim è bello, lo riguardo, perché ho detto non ci ho capito niente io. Non ce la faccio. A me piace molto l'idea delle ondate, no? Che sembra anche... In quel momento c'era il terrorismo ai massimi livelli, sembravano anche quasi un riferimento al terrorismo, no? C'è una... Cioè, che poi si potrebbe anche attualizzare oggi, no? C'è una pandemia, un'ondata 1, un'ondata 2, un'ondata 3, quindi come non riuscire neanche a gestire un'emergenza. Quello era anche fatto bene, secondo me, era anche intelligente, però si capisce la passione che hai per quel mondo, ma non lo so, non è riuscito a tenerlo coeso. Poi vedi la versione della ISUM, e tu dici Pacific Rim, attenzione perché dalla chat ci dicono: però se non vi piacciono i film di Kaiju e robottoni è normale che non vedete quell'ottica, non vedete in quell'ottica quel film. Non per me in maniera cosciente, poi nell'inconscio che cazzo ne so. No, ma nel senso che comunque sia, a me piace, cioè io l'ho visto al cinema, mi sono gasato un casino al cinema, però tipo ho comprato poi il Blu-ray e non l'ho più visto. Cioè, mi sono rivisto tipo diverse volte Godzilla e poi mi riguarderei 70 volte, visto che è online su... No, è ancora online su Amazon, non so, Shin Godzilla. Quello è un cazzo di capolavoro, vaffanculo. Cioè, se mi metti Shin Godzilla e Pacific Rim, cioè c'è proprio Godzillone che schiaccia gli Jäger uno dopo l'altro. Cioè, un carisma Shin Godzilla che è totale. Carisma, ecco, la parola giusta, carisma. Cioè, ragazzi, la scena in cui Godzilla si incazza veramente in Shin Godzilla, io, cioè, mi veniva da piangere. Cioè, ero lì e ho detto no. No, è sbagliato tutto ciò. Cioè, come fai? Io quella è una scena che dici figa. Wow. Cioè, è una forza che non può, con cui non puoi competere. E loro ci provano con tutto. E la cosa bella di Shin Godzilla è che non è quei film dove, ah dai, proviamo con tipo il Godzilla quello americano, che tiriamo giù con gli elicotteri e gli mandano 3 elicotteri da guerra. Figa, cioè, se gli Stati Uniti, cioè, mandagli tipo 70 elicotteri da guerra, 400 caccia, e poi bersaglialo con i siluri da terra-aria, da terra. Cioè, nel senso, cazzo, se gli Stati Uniti. Figa, in Shin Godzilla c'è, gli fanno di tutto, e quando lui si incazza vero e vedi cosa è capace di fare, dici vabbè, comunque scusatemi, no. Secondo me il problema di Pacific Rim è un po', in effetti su quello sono d'accordo con Max, che
in effetti, cioè, ci sarebbe tanto di figo in quel film lì che però non viene fatto vedere. Cioè, io voglio uno spin-off di Cerno Alpha, ma tutta la vita. Era molto più figo Cerno Alpha rispetto a Gypsy Danger, ma sotto tutti i punti di vista. Cioè, aveva un reattore nucleare al posto del torso. Ma di che cazzo stiamo parlando? Vabbè, e anche i cinesi erano fighi, con tre braccia, dicevi, madonna, dai. Io dico solo una cosa. Spostati, Gypsy. Facci vedere quelle serie. Noi su Carcassa, e personalmente sono stato io insieme a Green Guy, abbiamo fatto una costola dedicata ai kaiju. In particolare parlavamo proprio di Godzilla. A me, se tu mi metti un cazzo di mostro e dei che cazzo di robot, non mi devi neanche vendere niente. Io ti do i soldi subito. Cioè, è proprio facile. Mi potresti veramente... Su questo siamo tutti d'accordo. Esatto. Cioè, però il problema vero è che io, se tu mi metti dei cazzo di robot e dei cazzo di kaiju, io voglio le botte. A me del resto non me ne frega un cazzo. Cioè, tu mi hai fatto vedere un cazzo di robot con sei braccia e me lo fai seccare in 4 secondi. A me non me ne frega un cazzo delle menate. Fa,